Altro esempio è Hebron. A Hebron c'è una situazione, diciamo campione, che è un po' un esempio di quello che un sistema urbanistico mirato produce in termini sia di occupazione militare che di effetto politico. Circa 600 coloni israeliani su una popolazione di 10-15 mila abitanti, quindi un'infima minoranza, che occupano un quartiere limitrofo, diciamo marginale all'insediamento prettamente ebraico, hanno in loro difesa circa 3.500 militari israeliani, che naturalmente hanno i loro alloggiamenti, hanno i loro. Quindi anche qui, io ricordo che la prima volta che ci sono stato, la via principale di Hebron era completamente addobbata con bandiere di Israele, con la croce di Davide. E il ragionamento che facemmo fu: ma forse siamo in una. No, sbagliato no, perché c'era scritto Hebron. Siamo in una situazione straordinaria che sta succedendo. Sappiamo che qua la popolazione è tutta araba e vediamo tutte queste bandierine. E lungo il percorso di queste bandierine c'erano tutti blindati. C'era una ricorrenza ebraica e naturalmente tutta la strada principale. Ripeto, la proporzione è tra 600 e qualche migliaia, qualche decina di migliaia di persone, era occupata da militari israeliani. Questo è un altro esempio di come funziona un uso mirato dei sistemi urbanistici e del controllo della città, tutto sommato. Noi eravamo una delegazione dell'ANCI e ne abbiamo fatte diverse di queste missioni, un'altra l'abbiamo fatta in Libano, e un'altra nei paesi, Romania e Bulgaria e così via discorrendo, nei paesi dell'est. Lo scopo era quello di capire come l'esercizio di una pubblica amministrazione di paesi o città potesse avere degli scambi, delle collaborazioni, dei punti di contatto tra noi italiani e questa realtà che non conoscevamo. Quindi si presupponeva, e così poi è stato, anche un arricchimento reciproco. C'è una cosa che mi colpì profondamente. Visitammo mentre noi andavamo, dovete immaginare la contentezza di queste popolazioni che vedevano, eravamo nel 2000, se fate mente locale, è stato il periodo più alto degli accordi tra Camp David e Oslo e quindi la pace sembrava a portata di mano. C'era un clima estremamente positivo e ottimista, cosa che 12 anni dopo, poi vi dirò qualcosa. A Samoa, questo piccolo comune, fummo accolti sembravamo proprio una delegazione di quelle, la cosa classica del bambino che porta il mazzo di fiori al capo delegazione, una cosa toccante da questo punto di vista. Poi sapemmo che per prepararci il pranzo, tutta la comunità aveva fatto una colletta perché no, non c'erano disponibilità economiche. Però qual è l'elemento che mi ha colpito e che vi voglio trasmettere? Conoscemmo il sindaco. Il sindaco era stato liberato da qualche giorno perché nella prima intifada, era stato coinvolto nella prima intifada, quindi aveva avuto dei problemi con le autorità. Lui mi raccontò, intanto ci portò a vedere il municipio, un municipio che la popolazione aveva ricostruito e ci raccontò che ad ogni momento di crisi, ad ogni momento di conflitto, vero, non mi viene il termine, di conflitto attuale, fattuale, gli israeliani bombardavano il municipio. Era la terza volta che un piccolo comune di campagna come Samoa, che
che avrà avuto 3-4 mila abitanti, si vedeva il municipio distrutto. Allora, anche qua c'è un elemento urbanistico, perché proprio il municipio? Il municipio come punto di riferimento, punto identitario di una comunità, laddove si esercita la loro tipo di democrazia, che naturalmente non ha niente a che fare con il nostro, però ecco, un elemento urbanistico, un elemento tutto sommato indifeso e pacifico, come può essere un municipio, che sistematicamente veniva distrutto. Un altro piccolo episodio, i salesiani mi raccontavano le difficoltà burocratiche che avevano avuto per la realizzazione della cantina, le decine di viaggi che dovevano fare a Tel Aviv e a Gerusalemme per portare avanti queste pratiche. Trovavano degli ostacoli burocratici, a loro dire, quindi non giustificati, però alla fine con la perseveranza che gli è propria riuscirono a portare avanti tutte quante le pratiche. Anche qui siamo in materia urbanistica, noi abbiamo a che fare con la nostra di burocrazia, quindi io non è che mi sono scandalizzato dal fatto che ci abbiano messo dei mesi per una licenza a costruire. La cosa che mi ha colpito è, dal loro racconto, che a Gerusalemme l'ufficio urbanistico ha una stanza enorme di qualche centinaia di metri quadrati dove è riprodotto il territorio della Palestina in modo minuto. Mi dicevano, ci sono anche i sassi riprodotti. Allora, nel mio immaginario è scattata l'idea dello stato maggiore di un esercito che prima di una battaglia lavora su un modellino del campo e quindi studia, pianifica, organizza e così via discorrendo. Quindi probabilmente esagero, però un elemento di pianificazione militare rispetto alla gestione di un territorio come quello che abbiamo conosciuto, probabilmente c'è qualcosa di vero. Altri ricordi sono quelli dell'espansione degli insediamenti. Nel 2000 noi andavamo da Betlemme a Gerusalemme, al di là delle difficoltà del muro che non c'era, ma in aperta campagna. Da Betlemme si vedeva nitidamente la città di Gerusalemme. Oggi quelle colline sono tutte piene di insediamenti israeliani. Ora, come avviene questa penetrazione? Ci sono aspetti giuridico-legali anche discutibili, però la stragrande maggioranza delle acquisizioni di terreno e di realizzazioni edilizie è nella norma e nella legge. Se a un contadino, a un pastore, a un piccolo artigiano palestinese che ha 3 ettari di terra, gli si presenta qualcuno e gli dà 2 milioni di dollari per acquistarlo, quello lo vende. Quindi ci sono elementi, io le chiamerei una sorta di conflitto asimmetrico, cioè c'è una tale sproporzione, e mi avvio alle conclusioni, c'è una tale sproporzione in questa contesa tra due mondi, due culture, due prospettive storiche, che secondo me non c'è gioco, proprio non, è solo questione di tempo. Perché, ripeto, vedere oggi, mi sembrava Frosinone, no? Se voi andate a Frosinone, che c'è in certe parti nella provincia di Frosinone ci sono delle, tra virgolette, devastazioni urbanistiche perché hanno costruito dappertutto, lì sembrava la stessa cosa, però nell'ordine, nella legge e nei regolamenti. Devo smettere che è sto segnale. No, vi voglio raccontare un'altra cosa che mi ha molto colpito, che quando abbiamo visitato Bet Jamal, che è questa fattoria dei Salesiani dove fanno ottimo vino, miele, addirittura anche un cognac che
che è molto buono. Quello che ho notato, che mi ha colpito in modo particolare, il più giovane di questi salesiani ha 75 anni, il più giovane, il più vecchio una novantina. Allora, vedere questi frati sul trattore o nella cantina, impegnati con i torchi, con tutti abbronzati, naturalmente vestiti da civili, no? Con il saio. A me ha fatto una grande impressione, da una parte. Dall'altra mi ha dato un senso di smarrimento, perché io mi chiedo, questo presidio religioso, se volete anche occidentale, perché loro attraverso il cristianesimo tutto sommato trasmettono i nostri valori, sono valori occidentali, per buoni o cattivi che siano. Quando questo presidio non c'è più, io credo che perderemo qualcosa, sia nella cultura che nella prospettiva politica nostra, perché quello che succede in Medio Oriente non è che non ci riguardi. Quindi, se potessi tracciare una conclusione, io credo che se questo libro fosse stato fatto 20 anni fa, avrebbe prodotto molto più di quanto in termini, posso dire, di stimolo, in termini operativi, in termini di coinvolgimento, anche di convincimento di qualcuno. Perché questa cosa che l'urbanistica è un'arma impropria, probabilmente se si sapesse. Non è che non si sapesse, perché ogni volta che c'era un insediamento anche all'ONU, anche in altre sedi, è stato in qualche modo stigmatizzato, ostacolato. Però ecco, una conferenza come questa, fatta 20 anni fa, probabilmente sarebbe stata molto più significativa ed importante. Io vedo una sola via di uscita da questa storia, che si riesca a secolarizzare i termini ideologici del conflitto, cioè depotenziare il passato. Un altro ricordo, mentre parlavamo con i palestinesi nel 2000, eravamo vicini, si diceva che vabbè, si diceva che i palestinesi stessero per firmare un accordo che avrebbe veramente messo un punto fermo nel conflitto israelo-palestinese. Questi qua mi parlavano delle crociate, cioè uno diceva, che era un principe, un vecchio principe, dice: vedi sopra quella collina, quello li vedo, quello era di mio padre, lì nel 48 sono. Cioè, se si riuscisse a depotenziare, e naturalmente gli israeliani, parlando con loro, era la stessa cosa, sono 3.000 anni che questa terra non è. Cioè, l'unica cosa è veramente questa qui. Se si riuscisse a depotenziare i termini culturali del conflitto, chiudere finalmente questo passato e andare a trovare nelle tre religioni monoteistiche che uniformano anche le pietre, anche la sabbia di quei luoghi, i valori veramente unificanti e portanti, probabilmente qualche effetto positivo ci sarà.